Buonasera amici di Betty e Marco. Allora, stasera, come promesso, un dolcetto, ma proprio un dopo partita, perché stasera gioca il Palermo. Quindi ci consoleremo con i dolcetti. Ed è l'ultima di campionato, sì, consoliamoci, Consoliamoci. è Allora, meglio. è meglio. Semplicissima, sono dei tartufini. Fai vedere gli ingredienti. Io sto usando dei biscotti secchi, sempre in rigoli, perché io li adoro. Ma qua possiamo usare anche i savoiardi, viene pure buona con i savoiardi. Sono dei dolcetti meravigliosi. Questo cos'è? Mascarpone, zucchero, granella di nocciola e caffè. Una meraviglia, ma manca ancora un ingrediente. Segreto. No, non è segreto, poi alla fine ve lo farò vedere. Si Allora, infornano. no, non si cucinano, proprio si fanno e si mangiano. Ok. Meraviglioso, frullatore, ho trita tutto, ma il nostro non so perché. Fa un rumore strano. Questo frullatore. No, il frullatore, il trita tutto, quindi non voglio usarlo. Mettiamo la spina e andiamo a tritare 300 grammi di biscotti. Ci bastano per me. Sì, ne vengono tantissimi, proprio tanti. Andiamoli a fare poco alla volta perché non vorrei che anche il frullatore ci abbandoni. Ah, scusate, la spina. No, ok. Allora, li facciamo in due volte. Ok. Viene pure una polvere di stelle di Una polvere di biscotti. stelle. E sono sicura che li farete questi biscottini perché sono veramente deliziosi. Io è sicuro che me li Ma mangio. tu non avevo dubbi Ne è che ti venuto mangi. uno grosso, lo devi Lo togliere. mettiamo, non importa, poi si Comunque, li dobbiamo sbatte. tritare tutti. Tutti, Anzi, 300 più che grammi. tritare, polverizzare. Polverizzare. Anche i secondi sono stati macinati e li mettiamo in una ciotola. Io direi polverizzati. Polverizzati, pure io direi polverizzati. Aspetta che sono rimasti proprio dentro, Prendo un cucchiaio. Ok. E li versiamo. Se non si frullano completamente non importa, ma adesso vedrete il perché. Io questi li vado a recuperare però, Ok. Abbiamo messo 300 grammi di biscotti. Andiamo ad aggiungere 200 grammi di mascarpone. Qua dentro. Qua però sì, all'interno. Ok. E andiamo a mescolare quindi il mascarpone con i nostri biscotti macinati. Io già sento un buon profumo. Senti il profumo, a parte di questo caffè che è meraviglioso, del No, ma questi biscotto. dolcetti sono, io li ho visti fare, solo che io li ho sempre fatti così. C'è chi li fa con i savoiardi, secondo me li Così devo fare buono. con i savoiardi. Andiamo ad aggiungere 50 grammi di zucchero. E giriamo. Ok. Dopo aver messo lo zucchero, passiamo al caffè, 100 ml di caffè. Lo mettiamo tutto. Adesso io lascio la forchetta, io lo mangerei già così, e vado con la mano. Di proprio polpette. L'impasto si fa con la mano. Ok, quindi la tecnica, l'ingrediente segreto è la È mano. la mano. Sono semplicissimi, ma vengono una bontà. Lo senti il profumo del caffè? Sì. A questo impasto aggiungiamo 50 grammi di noccioline tritate. Granella di Granella nocciola. di noccioline. Che bontà. Una meraviglia, ma poi facile Ma facile. non ci vuole, non vanno cucinate, quindi. La cosa più seccante, tra virgolette, è tritare questi biscotti, ma No, neanche, neanche no. che c'è il signor frullatore. Esatto. Allora, amici, una volta impastato il tutto, mettiamolo 10 minuti in frigorifero. Facciamolo riposare 10 minuti, dopodiché formeremo i nostri. Bignè. No! Ah, scusa. Cosa sono i nostri? Tartufini, le Tartufini. palline di tartufini. Bravo, 10 minuti in frigo e poi andremo a formare le nostre palline. Posso avere 1800 palline di Ma tartufini? certo, ne vengono tantissime. Amici, dopo 10 minuti l'ho preso dal frigorifero, ho preparato del cacao amaro, ho preparato dei pirottini con un vassoio. Prendiamone un po', dipende poi quanto
quanto grandi li vogliamo fare, io li faccio proprio rotondi. Io tipo arancino lo vorrei. Ma vengono deliziosi. Li passiamo nel cacao. Cacao meraviglioso. Cacao amaro. E lo mettiamo nel pirottino. E questo è il nostro dolcetto. Il pirottino è grande però. No, amore, non è grande uguale. Li vogliamo fare più grandi, facciamolo più grande. Se poi li volete mettere ancora in frigorifero, fateli. Lo potete fare, nel senso diventano più... Sì, prendono consistenza. Io lo mangio anche così. Ok. Dobbiamo fare tutto. Sì. Allora, amici, guardate, ho impallinato tutti i nostri biscotti. Che dire, si possono offrire così oppure se preferite li mettete un po' in frigorifero, li fate tostare un altro po', ma sono veramente... Sembrano tartufini. Sono tartufini, amore. Sono veramente buonissimi. Fateli, mi direte, Betty, avevi ragione. A parte gli ingredienti, mascarpone, zucchero, favolosi. Vabbè, questi sono i miei. No, certo, noi stasera ci consoleremo con questi tartufini. Noi vi auguriamo una buona serata, ci vediamo domani, giustizia per Bea, vi vogliamo bene. Ciao da Betty e Marco. Ciao amici. Ciao amici.